giorno cammini per strada, ti arriva la telefonata dall'ospedale dove dice che tu sei la persona che può salvare una vita. La quotidianità. Proprio lo stesso giorno in cui avevo donato, quindi 6 anni dopo, alla fine della partita, finisce il programma, arrivederci a tutti. Mi viene incontro una ragazzina che aveva a quel punto 18 anni, quasi 18 anni, e mi dice: ciao Fabrizio, sono Valeria, la tua sorellina. Non ci sono parole per commentare l'emozione di quel momento. Durante una visita hanno aperto la mia cartella clinica e l'hanno richiusa. Nel richiuderla la cartella si è riaperta, loro se ne sono andati e io ho letto la diagnosi leucemia. Viene spesso confuso il midollo osseo con il midollo spinale. Il midollo osseo produce appunto le globuli rossi, le globuli bianche e le piastrine. Il midollo spinale è invece la struttura che porta gli impulsi nervosi e che si trova all'interno del canale vertebrale. Non c'è nessun pericolo ovviamente nel prelevare il midollo osseo, sarebbe diverso ovviamente per il midollo spinale. I tumori del sangue non sono sconfitti, ma un donatore di cellule staminali del midollo osseo riaccende la speranza in ogni persona che si trova ad affrontare queste terribili malattie. In Italia e in tutto il mondo ci sono migliaia di malati di leucemia che sperano in una donazione. Ogni malato ha solo una possibilità su 100.000 di trovare il donatore compatibile. Se vuoi aumentare la speranza, iscriviti al registro italiano donatori midollo osseo. Proprio tu puoi fare la differenza e salvare una vita. Se hai tra i 18 e i 40 anni, pesi più di 50 kg e sei in buona salute, bastano un prelievo di saliva e un colloquio medico. È una donazione di cellule madri del sangue. Info e preiscrizioni www.seiunicofinoalmidollo.info www.admopiemonte.org 0121 315666. Hai già salvato una vita oggi? Iscriviti al registro donatori midollo osseo cellule staminali. Sabato 14 marzo 2015, dalle 14 alle 18, presso la sede Avis di San Maurizio Canavese, via 20 settembre 3. ADMO sezione intercomunale, via 20 settembre 3, San Maurizio Canavese.